Buonasera, grazie a tutti. Voglio ringraziare in primis il sindaco di averci ospitato in quella che è la casa comunale e quindi la casa un po' di tutta la città. Questo. L'unica cosa che tengo a dire è questa. Voglio in questo discorso dire una massima di Umberto Giordano, che è uno dei personaggi più importanti della nostra capitale, in cui ricorderò sempre dire: siamo piccoli ma cresceremo. Questo è il grande obiettivo di questa. Uno, ogni componente di questa società crede nella società stessa, crede negli obiettivi della società, crede nel progetto. Quindi la prima forma di vittoria è proprio crederci. E noi ci crediamo in questo progetto. Spero che il sindaco e l'assessore Carello questa sera ci facciano una promessa, è ovvio, nei limiti di quelle che potrebbero essere le loro competenze, di impegnarci unitamente a quelle che sono le società, di iniziare seriamente un progetto per la ristrutturazione del campo sportivo. Perché noi come società possiamo investire tutto il capitale che vogliamo, tutte le risorse umane che vogliamo, ma se continuiamo ad avere un campo in quelle condizioni non potremo mai ad arrivare a determinati livelli. Siccome unitamente per la Rocaeta mi hanno coinvolto, di cui il calcio non è il mio mondo, è diventato da poco, mi appassiona, ci credo in questo progetto quando mi hanno illustrato, e quindi la mia presenza in questa società qual è stata? È stata più che a livello calcistico, ma bensì a livello sociale, perché appunto il calcio è una aggregazione, innanzitutto è sociale, e quindi diciamo che dopo un po' di anni che ho operato a livello lavorativo su questo territorio mi sentivo pronto e mi sento pronto di reinvestire parte di quello che mi ha dato il territorio, di rimetterlo a favore del territorio stesso e del sociale di questo nostro territorio. Stiamo insieme. Unicamente all'intelligenza abbiamo voluto questa presentazione nella casa comunale. Perché? Perché appunto la casa comunale è quella che è la casa dei cittadini, del popolo. E questa società, nella mia persona, non sono il presidente, nella persona del mio vicino, di Carlo Gaeta, ma noi siamo solo i legali rappresentanti, sono solo gli uomini che portiamo avanti questa società. Questa società calcistica è nata con lo scopo di essere la società calcistica della città. Quindi questa società è dei cittadini sanicanesi. Spero che ci seguiate, che siete partecipi e che appunto ci date consigli ma anche critiche. L'importante è che le critiche siano critiche costruttive, critiche che possano dare benefici alla nostra società. Vi ringrazio dell'attenzione. Fate tutti gli sportivi, sperimenti non è la realtà, il valore dell'amicizia, e superando ogni forma di violenza promuova la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. La viva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, la missione a Cristo Signore, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Tanti auguri e mica migliore, si dice così. Va bene, ragazzi.